partita l'undicesima edizione del Memorial Achille Cesare Bortolotti, il torneo di tennis VIP che come di consueto vede coinvolti tantissimi personaggi del mondo dello sport ma anche del mondo dello spettacolo. Davvero saranno 15 giorni intensissimi, 15 giorni di gare qua a Sarri, infatti per il secondo anno consecutivo è proprio qua il Tennis Club di Sarri, il quartiere generale del Memorial Bortolotti. Vediamo insieme che cosa succederà e chi sono i protagonisti in campo già da oggi, dal primo giorno. Diciamo innanzitutto il tempo, che oggi è stato per noi favorevole. Siamo partiti alle 9:30, abbiamo osservato un minuto in ricordo di Roberto Lavelli, perché l'anno scorso era qui con noi e ci manca in effetti, e poi sono iniziate le partite. Sorpresa piacevole, è uno che gioca in modo regolare. Quasi una garanzia stare con Mastro Pasqua. Sì, veramente. Ma la formula vincente è che si incontra comunque un sacco di amici, gente che si conosce, e comunque lo scopo fondamentale del torneo è uno scopo benefico e quindi invoglia tutti a partecipare. Che diciamo, sono un attimino un po' anche triste quest'anno rispetto agli altri anni che ho sempre partecipato. Triste perché ancora una volta in questa terra è mancato proprio pochi mesi fa un grande amico, un grande intimo di tutti, amico del signor Cesare Bortolotti e d'Achille, Roberto Lavelli. Sì, credo che appunto per ricordare due persone eccezionali che hanno fatto del bene e tanto per lo sport, credo che meritino questo e di conseguenza noi poi ci divertiamo facendo un partitino. Sono in coppia con Gianluca Rossi di Tele Lombardia, abbiamo già fatto un'apparizione, è stato un disastro, però abbiamo vinto, pazienza. I'm running away from this pain, I'm trying to find a new way, where the sun's shining down on my face, I'm running away, you're in a taxi.
sui campi del tennis club di Sarnico anche la signora Esther Bortolotti. Ed è davvero un gran piacere perché insomma si rinnova così questa bella tradizione per il secondo anno consecutivo, insomma per noi è davvero un onore. Ma anche per me, casomai è reciproco, grazie. Signora Esther, come vive insomma tutti questi eventi alla memoria di Achille e Cesare, insomma tutti questi riconoscimenti per quanto hanno fatto? Li vivo con un senso di riconoscenza infinita, anche se venati da molta malinconia, molta tristezza, però devo essere veramente riconoscente perché vivere nel ricordo degli altri è veramente sopravvivere.